Buonasera, mi sentite? Sì, buonasera a tutti, benvenuti. Sfidiamo il tempo, il meteo. Siamo coraggiosi, ma saremo premiati. È un evento un po' speciale, è un evento un po' speciale per la Fondazione, ma io ringrazio Yadra Bentini, la Presidente del Conservatorio, per averci offerto questa opportunità di ospitare la presentazione di questo libro. Personaggi importanti che voi ascolterete. Presentiamo il libro di Mario Ruffini, uno dei più grandi studiosi e ricercatori della figura di Luigi Dalla Piccola, e questo sarà intervistato da Anna Menichetti, giornalista Rai, e ci aprirà e ci racconterà tutto il lavoro che ha fatto e l'importanza di questa figura di compositore contemporaneo. Per noi è un privilegio poter avere questa occasione, e soprattutto perché la presentazione si concluderà con un evento singolarissimo. È l'esecuzione di un piccolo, breve brano di Luigi Dalla Piccola per la prima volta in assoluto. Grazie questo alla disponibilità, alla collaborazione del maestro Piero Buonaguri, che io voglio ringraziare, e auguro a questo punto a tutti un divertito interessamento alle storie che sentirete questa sera. E chiudo con una piccola nota. Mario Ruffini ha dedicato molto tempo della sua attività di studio e di ricerca alla relazione fra arti figurative e musica. Questo è un tema che sta molto a cuore alla Fondazione, tant'è vero che recentemente, pochi anni fa, la Fondazione ha istituito un premio, il premio speciale per il miglior progetto di collaborazione fra studenti del Conservatorio e studenti dell'Accademia delle Belle Arti. È un settore, se volete, ristretto, nel quale si fatica anche ad andare avanti, a lavorare, ma io credo che la collaborazione fra questi due ambiti culturali sia estremamente importante per la formazione dei ragazzi, sia della scuola, sia del Conservatorio che dell'Accademia delle Arti. Quindi su questo la Fondazione è molto impegnata, e su questo argomento siamo tutti molto molto interessati. Ora cedo il microfono alla Presidente del Conservatorio per un saluto e una presentazione. Grazie. Grazie a te, Rita. Si sente? Sì. Beh, per me devo dire è un grandissimo piacere essere qui stasera in un giardino che ho cominciato a frequentare e che frequento con sempre maggiore entusiasmo, nel sodalizio di lavoro che accompagna il Conservatorio alla Fondazione Zucchelli, unitamente alla consorella Accademia di Belle Arti. Qui abbiamo la neo direttrice, che saluto molto volentieri stasera, con la quale credo intavoleremo dalla prossima stagione altri progetti. Questo è stato un bellissimo progetto Dalla Piccola. In verità io non ero ancora arrivata come presidente del Conservatorio, l'ho ereditato, ma mi sono inorgoglita subito, perché era un progetto tra l'altro molto articolato, un progetto che partiva tra l'altro dalla presentazione di una straordinaria monografia, piuttosto poderosa, devo dire la verità, anche pesante, vero? Ecco, ma bellissima, con un apparato fotografico eccezionale, proprio dedicato a Luigi Dalla Piccola. L'autore, l'avete capito, è naturalmente Mario Ruffini. Poi delle esecuzioni molto ben preparate a cura del nostro conservatorio, dei maestri e degli allievi del conservatorio, e un convegno che si è concluso con la pubblicazione di questi atti importantissimi, credo, perché segnano, diciamo così, un momento particolare per la storia di Dalla Piccola, e anche come momento particolare per il conservatorio, che si ripresenta in questo modo non solamente come una scuola musicale, una scuola di educazione musicale, quindi non solo didattica, ma ricerca e divulgazione. Una dimensione che cerca di non perdere, anche se sappiamo che
il tempo in qualche modo, come dire, è piuttosto difficile oggi su queste cose. Io non voglio naturalmente parlare di Luigi Dalla Piccola. Certamente è stato, come dire, è stato un bel esempio per la nostra città. La nostra città di Bologna è rimasta nel secondo Ottocento e forse in parte anche per un breve periodo del Novecento un po' meno famosa delle altre rispetto, diciamo, a esempi più macroscopici, però ha avuto delle punte, diciamo così, di creatività e di sperimentazione che altre città non hanno avute. Ricordo la punta massima nel primo Ottocento, chi è? Rossini è colui che si permette, diciamo, per primo di fare conoscere Beethoven ai grandi tedeschi, quindi questo è un passaggio importante. Poi ci sono tutti gli altri passaggi, non sto qui a dirli, però l'idea che per esempio Bologna abbia effettuato questa laurea honoris causa a Luigi Dalla Piccola mi sembra un passaggio formidabile in qualche modo, perché è il riconoscimento a un maestro che occorre forse riconoscere meglio oggi, ma credo poi che il brano che verrà eseguito ne sarà, diciamo, testimonianza della sua grande qualità. Questi atti del convegno sono a cura di numerosi studiosi. Io non li voglio ricordare tutti, anche perché credo che questo sia compito naturalmente del curatore e della nostra graditissima ospite che interverrà dopo di me. Volevo solo fare presente che accanto a nomi di docenti, che sono stati docenti del nostro conservatorio, ci sono altri docenti, altri studiosi insigni, nomi anche piuttosto prestigiosi direi. Io vorrei ricordare solo un nome, perché è il nome di un giovane, e mi piace ricordarlo per quello, e perché questo giovane ha vinto un premio Zucchelli, quindi vuol dire che anche da questo punto di vista, si vede, lavoriamo in qualche modo, non dico benissimo, però certamente abbiamo seminato, e si tratta di Fabio Luppi. Io non voglio dilungarmi oltre, mi devo complimentare naturalmente anche con il prodotto editoriale, l'ho già fatto amichevolmente con l'amico Ruffini, lo faccio ringraziando tutti quelli che hanno collaborato a questo bellissimo progetto, che forse avrebbe potuto avere una punta ancora maggiore, credo, la messa in scena completa del Prigioniero. Questo può essere, credo, il nostro obiettivo per il futuro. Grazie. Io vi cedo la parola, il microfono anche. Io prendo il tempo perché lavorando alla radio, se mi si dice parla 10 minuti, parlo 10 minuti, se mi si dice 26, parlo 26, quindi ho questa abitudine, diciamo professionale, di precisione, anche perché poi parlerà ovviamente il maestro Ruffini di questo bellissimo libro Honoris Causa dalla piccola e Bologna, la sua cura di questo bellissimo lavoro che rende omaggio non solo a Dalla Piccola ma anche a Bologna. Quindi intanto io ringrazio la Fondazione Zucchelli di questo invito. Per me è molto particolare essere qui a Bologna, veramente è un'emozione, mi trema un po' la voce perché è proprio un'emozione essere a Bologna. Io ho studiato a Bologna, ho avuto la fortuna di avere un padre che era molto amico di Bruno Materna e ho avuto la fortuna di essere stata seguita da lontano fin da piccina per gli studi. Grazie a Materna obbligatoriamente liceo classico, grazie a Materna obbligatoriamente l'Università di Bologna. Poi Materna morì nel 73, ahimè, e mio padre
che era suo grande amico, tenne fede alla promessa e mi iscrisse all'Università di Bologna. Poi c'è stata la grande fortuna di aver studiato con il professor Lorenzo Bianconi, che è qui presente, che per me è stato fondante. Adesso mi vanto un po', ma le mie successive lauree non ci sarebbero state senza la formazione che ha saputo darmi lui. E la formazione quindi di Bologna, che Bologna faccia la sua grandissima figura in un testo, in un personaggio, in personaggi così importanti che vengono poi ripresi qui nel testo, è forse veramente il minimo che si possa fare per una grandissima città con un passato peraltro di modernità enorme, tutte le prime, tutte le cose sconosciute che si facevano oltre confine venivano poi rappresentate e create in questa straordinaria città. Da romana posso dire che mi sono laureata solo perché ero a Bologna. Se fossi stata a Roma non mi sarei mai laureata, non ci sarei mai riuscita, però lo dico da romana, quindi conosco la mia città per organizzazione, per serietà e per l'amore per la musica. Quindi la Fondazione Zucchelli fa un'operazione bellissima, soprattutto vorrei sottolineare, in un momento come questo. Cioè, occuparsi di arte in questo momento è veramente fondamentale. Tutto sarà a distanza, lo sarà per lungo tempo, nessuno di noi si illude che questo momento grave, pesante, passi presto. Grazie a Dio noi italiani, che eravamo quelli che smettevano di lavorare perché non avevano voglia, oggi siamo quelli che lavorano di più, ma Dio c'è, quindi, come dire. E però sappiamo che andiamo incontro a momenti pesanti, quindi una fondazione che si occupa di arte musica e di arte visiva, è una fondazione che intelligentissimamente riesce a portare avanti dei discorsi in questo momento, lo ripeto, fondamentali, perché si farà presto a cambiare modello di vita, si farà presto a dimenticare, e sappiamo che la trasmissione alle generazioni la possiamo fare soltanto con la memoria, il ricordo, l'insistere sul continuare a rappresentare, a lavorare, a scrivere, come ha fatto Mario Ruffini, di questo straordinario personaggio. Quindi, dopo questi, diciamo, ringraziamenti, anche se sono poi dei momenti affettivi che io ho, questo saggio ho per la città di Bologna, questo saggio è un saggio molto è un libro molto particolare, perché ogni saggio che lo compone è una specie di, è complementare all'altro. Voi non avete una successione di saggi, avete una successione di pensieri, che è stata definita da Ruffini giustamente dodecafonica, io direi anche polifonica, io direi anche eterofonica, ma sì, tanto tutti questi sistemi hanno delle regole interne che ne stabiliscono i modelli, no? Di scrittura e di composizione. Ma sono saggi che sono stati messi apposta uno accanto all'altro con grande sistematicità, quindi si passa da un argomento all'altro e sono tutti collegati. Poi vi dirò anche perché intendo il collegamento, che forse addirittura è sfuggito agli stessi scrittori di saggi, che uno scrive il saggio e non sa cosa scrive l'altro, no? Invece poi uno legge tutto il volume e scopre che ci sono delle trame, dei fili di conduzione che misteriosamente, magicamente si collegano uno con l'altro, ed è spettacolare vedere come appunto la scrittura, l'ascolto, l'amore per la musica, per questa musica, per questo autore, il lavoro immenso di Ruffini, che come Vallora dice esegeta di Dalla Piccola, di Ruffini che inizia nel 1980 e ancora oggi si esprime con questi lavori su un grande nome come quello di Dalla Piccola,
E allora noi sappiamo che queste operazioni sono sempre ogni operazione di ricerca, di studio, di approfondimento, è un'operazione che va avanti per sempre. Adesso vi dico una parola, infinita, infinito, l'infinito. Perché cercare, studiare, andare a trovare non finisce mai subito, sono sempre lavori infieri. La ricerca è un work in progress. E poi improvvisamente, dopo tanti anni, si scoprono lettere, un pezzo sconosciuto. Capite che è un lavoro infinito, eterno. C'è anche da dire che questo lavoro è un lavoro non in evoluzione. Io voglio utilizzare un'espressione che è tipica della cultura, della tradizione di insegnamento cartesiana francese, cioè non parliamo di evoluzione della conoscenza di dalla piccola, parliamo di filiazione, secondo lo strutturalismo di Lévi-Strauss. Il violino non è l'evoluzione dell'arco musicale, il violino è il figlio dell'arco musicale. I miei ragazzi restano sempre un po' timorosi di fronte a questo, però voi sapete che i nostri figli non sono la nostra evoluzione, se non saremmo tutti geni arrivati a questo punto. La filiazione è proprio questo, cioè appartenere ma essere creazioni individuali, indipendenti, autonome. Questa è la filiazione, questo è, diciamo in parole molto semplici, la definizione dello strutturalismo di Lévi-Strauss. Ma questo volume appunto va avanti per filiazione, cioè non è che ogni saggio passa all'altro in maniera evolutiva, passa all'altro in maniera di figlianza, in maniera parentale. Quindi da un saggio all'altro, e questa è la cura di Mario Ruffini di aver raccolto con sistematicità questi saggi, si ha questa, questo grande effetto di interdisciplinarità. Perché Ruffini, come appunto prima di me ricordavano le signore precedenti, Ruffini è partito da un lavoro che è un lavoro ad amplissimo raggio, cioè dalla piccola e le arti figurative. Ora, personalmente bisognerebbe farlo su tutti gli autori, però a me non risulta che sia stato fatto da altri, di mettere a confronto un autore di musica con il suo periodo, le sue conoscenze, la sua attività, la sua appartenenza al mondo della storia dell'arte. Apro una piccola parentesi, io sono molto felice e mi vanto anche di insegnare in conservatorio a Firenze musicologia sistematica. Uno dei miei corsi è iconografia musicale, una fortuna farlo a Firenze, perché c'è talmente tanto da andare a vedere con gli studenti che non si finisce mai, ma questo non toglie che in tutte le città d'Italia si può fare questo lavoro, no? Ed è impossibile non capire, non andare a studiare uno strumento, anche dal punto di vista organologico, un autore, e non vederlo nella sua complessità storica. Quindi questo volume, il volume di Ruffini, che apre la via alla competenza multipla, multitasking, che brutta parola, però multipla di arti, e non arte punto, ma arti, è molto importante, un lavoro che dovrebbe essere sempre fatto. Lo si può fare in tutte le città. La Fondazione Zucchelli, infatti, in maniera estremamente intelligente, mette, avvicina le arti, e questo è un lavoro che, appunto, un lavoro di questo genere, un libro di questo genere, e un libro come quello che ha scritto Ruffini sulle arti figurative dalla piccola, dovrebbe essere fatto su tantissimi autori.
non soltanto del Novecento, si può andare anche indietro nel tempo. Poi un'altra cosa importante che Ruffini ha fatto, ed è presente nel libro, è quella di aver fatto lavorare gli studenti per le esecuzioni, per anche le ricerche, gli studenti del Conservatorio di Bologna. Adesso ve lo abbiamo portato via, ce lo siamo preso a Firenze, questo è un rapimento di Cefalo, molto, molto felice, e facendo lavorare gli studenti. Allora, gli studenti appunto sono importanti, perché se non glielo trasmettiamo noi ai giovani questo sapere, chi glielo trasmette? E sembra facile detta così, però è una cosa antica. Se voi leggete la Bibbia, voi passo passo, ogni 10 pagine, risentite ridire, ma quando io ho portato il popolo di Israele fuori da... Poi passano altre 10 pagine, ma quando io ho portato il popolo di Israele, altre 10, ma quando io... E uno si dice, vabbè, ho capito, l'hai già detto 3 volte. No, perché ogni 10 pagine cambia generazione. E quella è l'importanza. Allora noi dobbiamo capire che la generazione precedente a noi tante di queste cose non le sa. È nostro dovere ripeterle, dirle, trasmetterle e sperare che vengano a loro volta trasmesse. Altrimenti si fa presto a dimenticare. E poi, insomma, è veramente un peccato. Un'altra cosa che voglio sottolineare di Ruffini è il bellissimo, l'ho amato tanto, libro a Laura. Ruffini non lo sa, ma ha fatto l'antropologo. No, lo sa perché gliel'ho detto. Ha fatto l'etnologo, si è messo lì per 15 anni, credo, no? 15 anni, tutti i giovedì, a casa di Laura dalla piccola. È un libro bellissimo, vi garantisco, che spezza il cuore. A casa di Laura dalla piccola, posso dirlo, con una rosa bianca, gialla. Con una rosa gialla, ha fatto quello che fa l'etnografo, cioè si mette lì, intervista di giovedì in giovedì, pensate, per 15 anni, meraviglioso, un lavoro che, io forse credo che neanche un etnomusicologo abbia mai fatto una cosa del genere. Difficile, mi perdonerà il professor Bianconi, che i musicologi facciano operazioni di questo genere, un po' con gli archivi, ma con i... Beh, è difficile farlo anche con i viventi, perché i viventi ti scappano, ti sfuggono, devono andare a cena fuori, c'hanno un altro impegno, un disastro infernale. No, lui è riuscito a far parlare la grandissima Laura dalla piccola di se stessa, e ha scritto lui un libro su di lei, che, capite, è molto importante. Si dice, no, dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna. Non ho capito perché no al contrario, però insomma si dice così. E effettivamente Laura dalla piccola, Cohen, Luzzatto, e uso un'espressione che so che a Mario piace molto, dette dalla piccola un'apertura alare di conoscenza di quello che succedeva fuori dal nostro paese, enorme, perché essendo traduttrice e parlando molte lingue, portò in Italia, lo ha fatto anche Rognoni, voglio dire, no? Però lei, donna, portò in Italia testi sconosciuti stranieri che dalla piccola seppe approfondire e studiare, e dette a lui appunto un'apertura alare di pensiero davvero straordinaria, da grande regina aquila. E questo libro è molto importante. Questo di cui parliamo oggi ha tutta una serie di interventi stupendi, a partire da quello di Baroni sulla scuola bolognese, e mi piace il pensiero della scuola bolognese, perché questo nostro paese è ancora così spezzettato e ancora, se vogliamo, non completamente unitario, è superiore a tanti altri paesi che non hanno, ne cito uno a caso, la Francia, non hanno più dialetti, non hanno più luoghi di tradizione locale, mentre noi manteniamo questa educazione, questa importanza. Quindi fieri di essere genovesi, fieri
di essere palermitani, fieri di essere bolognesi, non è uno scherzo, fieri di parlare quel dialetto, non è uno scherzo, è una cosa molto importante, quindi bellissimo il saggio di Mario Baroni, così come questa laurea honoris causa dell'Alma Matera, dalla piccola, di Anna Rosa Vannoni, che spiega come per i 70 anni si sarebbe dovuto dare questa laurea honoris causa, poi per una serie di vicende che lei ci racconta nel saggio finì ad essere in memoriam, però è stata data, quindi comunque Bologna ha riconosciuto a Dalla Piccola un'importanza fondamentale. C'è il bellissimo saggio di Piero Mioli e qui vi dico una cosa che dovete ricordarvi verso la fine del mio intervento. Qui Mioli si spinge a parlare dell'Ulisse. Ecco, l'Ulisse di Dalla Piccola, la scrittura vocale di Dalla Piccola che Piero Mioli cita, l'Ulisse è un momento davvero fondamentale per tante ragioni, perché nell'Ulisse c'è quell'infinito, che vi prego di ricordare, di cui vi dicevo all'inizio. E quindi la Anna Scalfaro aggiunge l'Odissea di Dalla Piccola, altro saggio importantissimo. Poi tutta la ricerca bellissima dell'epistolario fra Fernando Previtali e Dalla Piccola, 52 lettere di questo carteggio curato da Maria Rosa Pollastri e Mazzea Lessi, che punta il dito su una cosa bellissima: gli studi sul quaderno musicale di Anna Libera. Marco Mazzea Lessi appunto mette, avvicina questo passato col moderno, cioè l'antico col moderno, lo studio di Bach che Dalla Piccola approfondisce, però con una visione moderna, fra virgolette, dodecafonica. Allora lì ti accorgi che nella storia della musica c'è sotterraneo un grandissimo filo rosso che mette tutto insieme e che in filiazione, appunto, non è un'evoluzione, in filiazione si protrae fino ai giorni nostri. È un bellissimo saggio questo, tanto quanto quello, come ci ricordava il direttore di conservatorio, Dalla Piccola il pianoforte di Fabio Luppi. Pianismo e importante appunto per quanto riguarda la grande capacità di Dalla Piccola di trascrivere. Sapete, trascrivere non è una sciocchezza, la trascrizione che si fa ancora a composizione, così come la variazione, sono sistemi di scrittura e di apprendimento musicale importantissimi, così come un pittore si mette a fare la copia della Gioconda, così un musicista, perché le due arti hanno tantissimo in comune dal punto di vista tecnico, così un musicista si deve ricopiare a mano tutta la fuga di Bach per scoprire quali sono realmente i nessi fra una nota e l'altra, o le scelte di una cadenza piuttosto che di un accordo, piuttosto che di una pausa, perché no? Ed esattamente la stessa identica tecnica, questa tecnica non c'è nella letteratura, c'è tra musica e pittura ed è strettissima, così come tante altre parole, cromatismo, cioè dalla pittura, dalle arti figurative, la musica prende e dà in continuazione. E poi molto bello anche l'articolo di Paolo Somigli, ovviamente sull'esperienza dodecafonica, Berio, Bussotti e Benvenuti. E vorrei citare un bello scritto che viene proprio in testa al discorso di Paolo Somigli, che è una citazione di Berio: non c'è nessun musicista oggi che
profondamente consapevole del proprio lavoro, non debba qualcosa a Luigi Dalla Piccola, detto da Berio, e che in un modo o nell'altro, talvolta anche conflittuale, non lo porti dentro di sé. Perché la memoria non si avvale solo di codici definiti. La memoria è una cosa strana, si stratifica, come invecchia, bello, come il vino che diventa sempre più buono. Io quando ero piccola dicevo a mio padre: papà, ma io non posso leggere tutti questi libri, poi non me ne ricordo manco uno. E lui diceva: leggi, leggi, poi vedrai, un giorno vengono fuori. Ecco, poi vengono fuori. E non si sa perché, sono magie del nostro cervello che va allenato, e lì torno agli studenti, no? Che va allenato in continuazione alla conoscenza, all'apprendimento, alla ripetizione. E poi il bellissimo saggio di Farulli, commovente, sui figurini, Antonello Farulli che scrive del padre Fernando Farulli e di Luigi Dalla Piccola. Ma poi ci sono due saggi davvero molto forti, che sono uno di Marco Vallora, Dalla Piccola e il suo esegeta, che è Mario Ruffini, e poi Il Vangelo secondo Dalla Piccola di Quirino Principe. Ora, Marco Vallora è un grande nome della nostra cultura. Chi legge e ha letto di storia dell'arte sa che Vallora ha sempre messo insieme le sue due grandissime passioni, cioè l'opera, la musica. Io lo incontravo continuamente alla Scala a Milano, e poi lo incontrava a Roma, e poi lo incontrava a Firenze, insomma andava dappertutto, e poi scriveva dei saggi di storia dell'arte davvero, io direi addirittura inquietanti, un po' per il linguaggio che utilizzava, e un po' per la bellezza che riusciva a trasmettere di quello che vedeva e che sentiva. E poi Quirino Principe, un amico, un grande amico, davvero un grande amico che io amo molto, e che, se mi posso permettere, con la presenza di accademici in sala, in sala, in giardino, definisco Quirino il più grande non accademico degli accademici. Quirino Principe, che ha passo passo, sempre, sul Sole 24 Ore, e qui sono raccolti, infatti, seguito gli scritti di Mario Ruffini, seguito gli avvenimenti su Dalla Piccola, e ne ha riportato su una delle pagine di uno dei grandissimi, delle nostre grandissime testate, e poi ovviamente il supplemento Cultura, che è nato tanti anni fa e che ancora resiste malgrado il cartaceo abbia i suoi problemi. Ecco, Quirino Principe, che ha saputo mantenere ricordo e definizione di ogni evento di Dalla Piccola e di ogni libro di Mario Ruffini. Una cosa che, leggendo di seguito, ma insomma in qualche maniera con una certa successione onnivora, questi saggi, per sapere di più, per conoscere di più, per vedere come sono stati legati insieme, perché la cura di Mario Ruffini è importante in questo libro, cioè come sono stati legati insieme questi saggi. E mi ha colpito un evento, e poi sono quasi a mezz'ora, quindi lascio la parola all'autore, però vi invito a riflettere su questa cosa molto bella che mi ha colpito a partire da Mioli, perché Mioli fa un bellissimo discorso appunto sull'Ulisse, e scrive il poeticissimo verso finale: Signore,
Non più soli sono il mio cuore e il mare, tratto da una lirica dell'amatissimo Antonio Machado. E allora nella veste musicale, poco dopo lo scoppio dell'orchestra pressoché al completo, in fortissimo, sulla nota sol diesis, eccetera, eccetera, e cinque asterischi di intonazione generica, tre bassi e due centrali sull'ultima fatale parola, mare. E si apre un breve disegno cromatico in quintina che confluisce poi nel suono della celesta, dell'arpa, degli archi. Senza volerlo, o forse volendolo, chi lo sa, boh, non so, bisognerebbe un po' scoprire le menti umane, Vallora, anzi no, prima, Quirino Principe parla. E qui Mario Ruffini è ancora presente in queste parole, ovviamente, no? Novecento musicale a Firenze, assidua e scrupolosa devastazione dell'Italia che non sfugge, Firenze è prossima ad essere una foresta pietrificata, però è ancora possibile scavare nel terreno e in quelle catacombe, eccetera, eccetera. La leggenda è il gabinetto Vieussieux. Scusate. Cui si deve gran parte del lavoro di idee che ha fatto l'Italia in palazzi romani, Quirino dice la stanno disfacendo, un po' è vero, e dove si può sedere sulla poltrona preferita da Leopardi. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare per chiudere appunto a Vallora, dove scrive, ed è ovvio che Laura sia sempre vicina e sollecita nelle scelte letterarie di Dalla Piccola, quando passa dal Kalevala alla Chanson de Roland, da Jacopone da Todi a Heine, da Michelangelo il giovane a Joyce, da D'Annunzio a Wilde, da Jiménez a Machado, un verso che vale un exergue per l'intera sua esistenza e ripete Vallora quello che abbiamo letto prima. Son soli un'altra volta il tuo cuore e il mare. Perché quindi all'inizio del mio discorso io parlavo di infinito? Perché senza volerlo tutti si sono avvicinati ad un lavoro in fieri, perché è in fieri ancora, aspettiamo molto da te Mario, un lavoro enorme, 1980, cominciato e ancora non finito, nel quale questo mare definito in tutti questi saggi diversi e nell'Ulisse, compare sempre. E allora infinito e mare a noi ovviamente naufragar c'è dolce, no? In questo mare. Grazie. Devo dire che la prima cosa che mi ha colpito, che mi ha emozionato arrivando qui in questo giardino, è stato vedere questi tre melograni, che sono un segno subliminale di qualcosa che forse a qualcuno sfugge. Quando è uno dei grandi gesti della cultura ebraica, quando si va in una casa nuova, si porta un melograno. E qui siamo ospiti dell'ingegner Finzi e guarda caso troviamo tre melograni.
E allora, siccome sappiamo che ci ricolleghiamo subito alle cose bellissime che ha detto Anna su Laura Dalla Piccola, che era di cultura ebraica, di origine ebraica, ottomana ebrea. E mi fa piacere ricordare che Laura divideva il mondo, visto che hai citato la Bibbia più volte, divideva il mondo in due categorie: chi ha letto Giuseppe e i suoi fratelli e chi non lo ha letto. E perché Laura era importante? Perché dalla piccola, grazie a Laura, ha assorbito tutta la grande cultura ebraica che Laura si portava dietro. Cultura ebraica che poi si riversa nella sua musica, nella presenza della vocalità. Quasi tutti i brani hanno la presenza di una voce. E anche quando non c'è la voce, c'è comunque un testo che sottende al significato che poi il brano intende raccontare. Quindi Laura è veramente la cultura ebraica che si mescola a quella cristiana, e in questa unione miracolosa fra Laura e Luigi c'è veramente l'unità del Novecento, l'unità delle cose diverse che si fanno una cosa sola. Lei ebrea, ottomana, atea, lui cristiano, apostolico, romano, dubbioso, credente ma dubbioso, ma comunque frequentante. E quindi in questa unità, pensate, tutti i testi musicati da Dalla Piccola, in gran parte di cultura religiosa, sono trovati da Laura, che era atea. E quindi questa vocalità riporta tutta la grande cultura ebraica. E quindi trovare questi tre melograni è stata per me una grande emozione, di cui ringrazio l'ingegner Finzi. Poi mi fa piacere pensare che generalmente noi siamo abituati al sold out nei teatri quando c'è Puccini, Stravinsky, Beethoven, Bach. Vedere un sold out per Dalla Piccola indubbiamente è qualcosa di desueto, insomma è un altro miracolo di questa Bologna. E poi è bello, ma questo succede spesso, quando un critico, un musicologo, uno studioso parla di qualcosa che tu hai vissuto e ti fa scoprire cose, come ha fatto poc'anzi Anna Menichetti, facendomi scoprire cose di cui io non ero per niente a conoscenza. E quindi questo è ancora più bello. Diciamo che quando si licenzia un volume, quando si pubblica un volume, insomma si viene colti sempre dal dubbio, e il dubbio è quale utilità possa apportare quel volume nel grande calderone della cultura, delle pubblicazioni che ci invadono, perché oggi purtroppo, a differenza di un tempo, sono molti più gli scrittori dei lettori. Un tempo sì, c'erano molti lettori e pochi volumi, adesso ci sono molti volumi e pochi lettori. Allora qual è la possibile utilità di un volume come questo? Ma insomma, innanzitutto devo dire che questo volume, come già ricordava la Presidente di Atra Bentini, che devo ringraziare perché tutta questa serata che ci vede qui riuniti nasce grazie alla Presidente del Conservatorio di Atra Bentini, che ha indicato nella Fondazione Zucchelli il luogo ideale per la presentazione di questo volume. Questo volume è la conseguenza di un progetto Dalla Piccola, un progetto biennale che è iniziato nel 2015 e finito nel 2017, che ha coinvolto circa 100 persone fra docenti e studenti del Conservatorio Cherubini, del Conservatorio Martini di Bologna. Con un'articolata serie di eventi, la presentazione del volume Dalla Piccola alle arti figurative, l'esecuzione integrale di tutta la musica vocale da camera di Dalla Piccola, l'esecuzione integrale di tutta la musica strumentale da camera di Dalla Piccola, un concerto per quattro giovani solisti e orchestra,
Il prigioniero, che come diceva la nostra Presidente, non è stato portato a compimento, ma invece no, è stato portato a compimento, e poi vi dirò perché, non è stata fatta l'esecuzione, ma questo in definitiva è meno problematico, invece è stato fatto qualcosa che rimarrà negli annali e nella storia, proprio da tre giovani del Conservatorio. E poi la giornata di studi che in definitiva ha dato il là a questo volume di atti. Quindi è una delle cose che maggiormente mi hanno, sono stati motivo di soddisfazione per me, è stato che negli anni moltissime di queste 100 persone, fra studenti, colleghi, docenti e anche esterni al Conservatorio, che hanno partecipato a questo progetto, mi hanno spesso ringraziato scrivendomi, fermandomi, di aver fatto loro scoprire un autore dalla piccola che in qualche maniera era ai più sconosciuto. E posso aggiungere che nell'intervento iniziale tuo io ho scritto proprio con grande gioia, una grande onestà intellettuale, perché tu nomini tutti, anche gli studenti, e questo a me piace tanto. E quindi dicevo, questo, cosa stavo dicendo? Ops, non dovevo interromperti. No. E quindi la grande soddisfazione di aver fatto scoprire un autore a molti studenti. Per anni molti di questi studenti poi hanno inserito il nome di Dalla Piccola nel loro repertorio concertistico, quindi diciamo che 100 persone, fra studenti e colleghi, docenti e altri studiosi, in qualche maniera hanno interagito con un nome che è fra le personalità più significative e rilevanti di tutto il Novecento europeo musicale, ma che comunque porta dietro una serie di problematicità complesse, per cui è difficile che possa diventare facilmente popolare a tutti. Quindi questa è allora una risposta all'utilità di un volume. Un'altra risposta è stata quella di alcune tematiche che comunque, nonostante l'amplissima bibliografia che ormai Dalla Piccola, anche per colpe di chi vi parla, ha acquisito, alcune tematiche che al momento di questo volume ancora non erano state trattate, come quella della scuola bolognese, che tanto mi piace citare perché io negli anni 90 ho inaugurato da direttore d'orchestra il Teatro Rendano con Gianni Schicchi, e Gianni Schicchi nomina questo bellissimo atto unico, nomina appunto la scuola bolognese, il medico che salva tutti attraverso il piccione bianco, no? Il brodo di piccione, dice non è merito mio, è merito della scuola bolognese, però poi muoiono lo stesso, ma insomma questo è un'altra cosa. E quindi grazie a Mario Baroni abbiamo approfondito questa presenza della scuola bolognese, che attraverso nomi importanti come Nielsen, come Adone Zecchi, che è stato profondamente amico di Dalla Piccola, in qualche maniera hanno creato questa ragnatela umana intorno a questa vicenda rivoluzionaria, qual è stata la dodecafonia viennese, che è diventata italiana proprio grazie a Dalla Piccola, tanto che la trinità viennese si è trasformata in quadrinità. Quadrinità, appunto, i tre di Vienna più Dalla Piccola. Un altro dei meriti che secondo me possono essere acquisiti dal volume è quello che di aver accolto non solo studiosi importanti di chiara fama come Quirino Principe, moderatori come il nostro amico che è qui presente e che ci onora moltissimo, Lorenzo Bianconi, o come altri studiosi, ma aver accolto anche alcuni giovani, perché questo è davvero importante, passare il testimone, anche perché arriva un momento in cui siamo stanchi e solo i giovani possono portare avanti certe tematiche, affrontare certe tematiche. Poi naturalmente il curatore di un volume ne paga le spese, perché i giovani con la loro ingenuità fanno delle cose che il loro unico saggio magari produce al curatore più lavoro curatoriale di quanto ne producano altri 10 saggi, ma questo però è una fatica che ho accolto con grande gioia. Ecco, per esempio Fabio Luppi insieme a due suoi colleghi
ha il merito, ecco un altro dei meriti di questo progetto Dalla Piccola, e che poi in qualche modo si rispecchiano in questo volume, io ho scoperto che in America ci sono molti teatri che per ragioni economiche hanno dismesso la presenza dell'orchestra e producono opere liriche con due pianoforti. E allora, siccome ho notato che tutte le opere ovviamente hanno una riduzione di uno spartito per pianoforte, ma del Prigioniero non esisteva uno spartito per due pianoforti, allora ho suggerito ad alcuni colleghi, quali Michele Serra, che è qui presente e che ringrazio, e Giampaolo Luppi, altresì presente, doveroso di un ringraziamento, ho suggerito di verificare se fra gli allievi del conservatorio ci fossero alcuni studenti che potessero fare un'opera meritoria, quella di trascrivere per due pianoforti l'opera Il Prigioniero. Tre studenti hanno lavorato ben 3 anni e hanno prodotto un lavoro davvero straordinario, talmente straordinario che io ho potuto con grande piacere suggerire all'editore Souvenir Zerboni di pubblicarlo. L'editore Souvenir Zerboni ha subito deciso di pubblicarlo. La pubblicazione non è andata in porto per l'opposizione dell'erede Anna Libera Dalla Piccola, e senza ragioni, ma purtroppo inutile indagare le ragioni del no. Qualche volta dobbiamo indagare le ragioni del sì. Questa trascrizione però c'è, e noi diciamo che il progetto che abbiamo compiuto nel biennale è mancata solamente dell'esecuzione pratica di quest'opera, che era già programmata, ma poi per ragioni economiche il direttore decise di annullarla. Ed era l'esecuzione del Prigioniero, l'avevamo prevista, pensate, al carcere della Dozza, al Conservatorio di Bologna e poi altresì in regione, qui in Emilia-Romagna. Quell'esecuzione non è avvenuta per ragioni ovviamente di problematiche economiche di cui si possono comprendere le ragioni, ma stiamo lavorando per fare una prima mondiale di questa esecuzione del Prigioniero per due pianoforti in ambiti molto più importanti di quello che sarebbero state le esecuzioni alla Dozza o al Conservatorio di Bologna. Quindi forse quella mancata esecuzione sarà la nostra ricchezza prossima, ma intanto quel lavoro editoriale, quel lavoro di trascrizione è un lavoro davvero meritorio, quindi già solo quello da solo fa sì che tutto il progetto Dalla Piccola e questo libro abbiano un senso perché siano stati. Tra l'altro nelle piccole note che ho scritto all'inizio del volume racconto come Bologna sia stata per Dalla Piccola anche motivo di alcuni episodi personali. Per esempio Dalla Piccola era docente di Paola Oietti, la figlia del famoso Ugo Oietti, che era un grande del regime fascista, direttore del Corriere della Sera. Tutta la carriera di Dalla Piccola spicca il volo grazie a Oietti, di cui lui è un protetto. E Paola era una sua allieva e sembra, dicono alcuni, che fra loro ci fosse anche del tenero, ma insomma se ci fosse o non ci fosse del tenero non si sa, ma certo a un certo punto un giorno scappano e vengono a Bologna con la scusa di andare a vedere una partita di calcio del Bologna Calcio, cosa molto strana perché Dalla Piccola non amava per niente il calcio, ma insomma, e poi sostengono di essere andati al Comunale a vedere un'opera di Vito Frazzi, opera che poi era stata già eseguita a Firenze, quindi non si capisce perché sarebbero dovuti venire a Bologna a vedere l'opera di Frazzi che era stata eseguita a Bologna. Quindi Bologna è anche motivo di digressioni personali. E quindi, ecco, queste diciamo alcune ragioni che a me piace molto sottolineare. Quindi alcuni temi che, nonostante l'amplissima bibliografia, pensate che la bibliografia del volume prima citato, Musica, Arti Figurative, sono circa 30-40 pagine solo di elenco di titoli bibliografici, nonostante l'amplissima bibliografia, alcune tematiche trattate in questo volume Dalla Piccola a Bologna mancavano. A questo punto noi abbiamo colto, anzi registrato, la volontà
della Presidente Bentini di eseguire il prigioniero, se va in porto quello che stiamo cercando di portare avanti, benissimo, in ogni caso prendiamo per buono che il progetto dovrà essere ripreso e quindi a questo punto ci contiamo. Devo dire che tutta questa serata è importante anche per la presenza di un'amica come Anna Menichetti che riesce a dare corpo attraverso alcune parole a tutta un'epica dalla Piccoliana. Laura che detta un'apertura alare al volo di Dalla Piccola. Ecco, questo è proprio veramente un sintagma meraviglioso, per cui veramente già solo questa frase meriterebbe un applauso straordinario ad Anna. Quando diceva, ricordava di suo padre, leggi, poi qualcosa di Marrami, ricordavo a mia volta una lezione che prima citavo con Lorenzo Bianconi, di una lezione di Umberto Eco qui a Bologna all'università, quando Eco diceva: noi siamo fatti, noi siamo la somma di tutto quello che abbiamo dimenticato. Ecco, questa è una cosa che io trovo meravigliosa, perché ciò che noi ricordiamo in genere è quasi sempre una minima parte, una milionesima parte delle cose che nella vita ci accadono, ma tutte le cose che accadono, i milioni di input visivi o che arrivano alla nostra coscienza, rimangono come qualsiasi passaggio che facciamo sul computer: si scompare ma poi rimane tutto, no? Nulla si disperde, e noi siamo la somma di tutto quello che abbiamo dimenticato. Quindi diciamo che questo volume vuole essere soprattutto un piccolo passaggio per aggiungere qualcosa alla somma delle cose che Dalla Piccola ha saputo dare al Novecento, perché il Novecento è importante anche grazie alle vicende della Piccoliana, ovvero Dalla Piccola ha vissuto in prima persona i drammi, tutti i drammi del Novecento. Ha vissuto il dramma della Prima Guerra Mondiale. Innanzitutto è nato sopra a una foiba, la sua casa era proprio a strapiombo su una foiba, e quindi voi pensate il terrore di questa, già dai suoi genitori, di un bambino che nasce a strapiombo su una foiba, tanto che lui per tutta la vita cita l'aforisma di Nietzsche: e se guardi nell'abisso, l'abisso guarda dentro di te. Ecco, proprio questo è il riflesso, no? È il riflesso di questa esperienza di infanzia, essere vissuti, essere cresciuti, peraltro essere cresciuti in anni in cui c'era un'atmosfera elettrica, drammatica nell'Istria, perché c'erano tre comunità, quella slava, quella austro-ungarica e quella italiana, che si combattevano quella lotta millenaria dei confini. Ciascuno voleva avere i propri confini, ciascuno voleva mantenere la propria cultura identitaria, e quindi dentro questa elettricità negativa nasce e cresce un ragazzo come Dalla Piccola. Poi c'è il dramma della Prima Guerra Mondiale, quando la famiglia Dalla Piccola viene mandata in esilio a Graz a causa dell'irredentismo di suo padre, che viene bollato come politischer Verlässlich, come politicamente infido, e quindi tutta la famiglia in esilio. Ma uno dei grandi meriti della Piccola è quello di saper trasformare tutti i drammi in opera d'arte. Ecco che viene mandato in esilio e lì risparmiano sul pane, perché ovviamente c'era la carestia, risparmiano sul pane, ma il ragazzo va tutte le sere al Teatro dell'Opera di Graz e lì decide di diventare musicista. Poi c'è il dramma della Seconda Guerra Mondiale. Sua moglie, ancora non sua moglie, Laura Cohen Luzzatto, sua compagna, già convivevano da vari anni, ai primi momenti, alle prime voci delle leggi razziali, Dalla Piccola subito sposa la sua compagna, e ancor prima che le leggi razziali fossero emanate. Quindi vive poi tutto il dramma delle leggi razziali, la perdita del lavoro di Laura come bibliotecaria. Ecco, devo dire che Laura ha informato e formato tutta la mia educazione spirituale e culturale. Ricordo che lei non amava, e questo lo dico
anche qui tra virgolette e sommessamente, vista la presenza di accademici straordinari e importanti come Lorenzo Bianconi, Laura non amava i musicologi perché diceva che la cultura è fatta di dati e date. La cultura è un indice, prima i dati, prima le date e poi le parole. E i musicologi molto spesso chiacchierano tantissimo, un sacco di parole, un sacco di parole. E ricordo che fu lei stessa proprio a darmi l'indicazione realizzare un catalogo ragionato, perché nel 1995, all'epoca in cui lei cominciava, lei decise di spingere l'acceleratore su questo tema qui, e diciamo ormai la bibliografia era amplissima, ma ancora mancava un catalogo delle opere di Dalla Piccola. E alla sua morte ho avuto la sfortuna, la sorpresa di essere citato nel suo testamento, e allora ho voluto chiudermi per 7 anni, e dopo 7 anni è stato pubblicato il catalogo ragionato, ovviamente dedicato a Laura. Quindi, come vedete, la presenza di Laura, con cui abbiamo cominciato e con cui finiamo, la presenza nasce in fondo quasi subliminalmente evocata da questi 3 melograni. Grazie. L'ultimo passaggio per cui possiamo dire che il progetto Dalla Piccola ha avuto la sua importanza è stato un passaggio, ecco, in questo caso non di parole ma di musica. Dalla Piccola, fra i tanti demeriti che ha, perché qualcuno ce l'ha, ha quello di non aver mai scritto neanche un pezzo per chitarra. E allora, in questo progetto Dalla Piccola, che si è sviluppato nel progetto biennale dal 2015 al 2017, io ho sollecitato l'amico Piero Bonaguri, che invito a raggiungerci, che insegna chitarra al Conservatorio di Bologna. Ho sollecitato l'amico Bonaguri a provare a riempire questo vuoto, e l'amico Bonaguri ha trascritto un brano per violoncello solo del 1945 per chitarra. Quindi, Dalla Piccola, grazie a Bonaguri, a questo punto possiamo dire che può essere ascoltato anche attraverso la chitarra. E all'inizio Piero ha trascritto un solo brano, poi dietro mie minacce ne ha trascritto un secondo, alla fine dietro ulteriori minacce ha trascritto anche il terzo, e i 3 brani li ha eseguiti singolarmente e separatamente in varie occasioni. Questa sera, per la prima volta, i 3 brani, nella loro unitarietà di brano, Ciaccona, Intermezzo e Adagio, così come è nato per violoncello, viene per la prima volta eseguito in modo unitario, quindi a tutti gli effetti è una prima mondiale. Io ringrazio Piero Bonaguri che finalmente, non più attraverso le parole ma attraverso la musica, ci porta vicino a Luigi Dalla Piccola. Grazie. Thank you.
Thank you.
Grazie a tutti per la vostra presenza, ma grazie soprattutto a Mario Ruffini, che fra l'altro è un compositore, direttore d'orchestra, una personalità di grande cultura, e Anna Menichetti, che ha fatto un bellissimo ragionamento sul lavoro di Mario Ruffini. Grazie. E grazie al maestro Bonaguri. Adesso c'è... Abbiamo organizzato, vero direttore, un piccolo brindisi. Bene, allora abbiamo due punti d'appoggio distanziati per poter garantire di sparpagliarsi senza stare troppo vicini. Facciamo un brindisi in onore del nostro grande ospite Mario Ruffini. Grazie a tutti.